Cioè? Abbiamo chiesto esclusivamente a Rovigo quello che si chiama, l'ha detto prima il collega Carmelo Sorgec, dell'operazione Strade Sicure. Nessuno vuole militarizzare le città, ma l'esercito affiancato, che affianca le forze dell'ordine, che così possono avere più risorse in termini di uomini e di mezzi, sì, per presidiare il territorio. Questa è qualcosa che esiste già nelle nostre città, esiste. Beh, a Bologna, esiste a Padova, a Roma c'è per il giubileo, a Rovigo non c'è, però io non ho chiesto nulla di strano. A Rovigo non gliel'hanno mandati i militari di Strade Sicure? No, non ce li hanno mandati, ma perché sembra sempre, no, quando qualcuno poi enfatizza per dire il sindaco sceriffo vuole militarizzare la città, invece oggi chi ci governa politicamente da abusivo, parlo del Presidente del Consiglio, perde il contatto con la realtà, ed è una realtà che invece del popolo, che chiede maggiore attenzione anche per quanto riguarda queste tematiche. Il presidio del territorio è una cosa che dovrebbe essere normale, nessuno vuole militarizzare le città. No, ma certo, l'ho capito.